Iago Bucci, vittoria importante sarebbe stata per l'Igor Sapriglia. Voi in Maidomi, nonostante 18 punti di vantaggio sulla seconda, con un campionato già vinto, venite a vincere qui ad Aprilia. Il mister ci insegna che ogni partita si deve giocare fino all'ultima partita e soprattutto noi abbiamo l'obiettivo dell'imbattibilità che stiamo ancora portando avanti. Ecco, dopo il vantaggio loro, voi avete continuato ad attaccare fino addirittura al pareggio, poi il nuovo vantaggio e subire il gol del pareggio proprio in extremis di primo tempo. Il mister ci insegna sempre che dobbiamo lottare fino all'ultimo e la partita non è chiusa fino a che non giochiamo. Dobbiamo entrare in campo con la voglia di vincere, se no le partite si pareggiano come ci è già capitato. Allora, Alessandro Screpante, vittoria sarebbe stato il risultato più giusto per voi, però purtroppo alcune distrazioni non ve l'hanno permesso. Ma guarda, secondo me non rubavamo niente se usciva un pareggio. Un pareggio mi sarei anche accontentato perché la partita è stata giocata molto bene, una delle migliori partite che ho giocato fino adesso sia io che tutta la squadra, il portiere, tutti quanti. Abbiamo giocato, questa secondo me è stata la nostra miglior partita e se usciva un pareggio sinceramente secondo me non rubavamo niente a nessuno. Allora andiamo un po' alla descrizione dei gol, no? Nel primo tempo sei partito un po' con il freno tirato, poi man mano hai trovato una fiducia, hai caricato proprio la squadra già con i tuoi compagni di squadra che stavano veramente facendo tanto. Un strepitoso gol del pari, ma la cosa più importante è stato il gol, quello nel secondo tempo quando ti sei avvitato e hai praticamente spedito la palla più lontano possibile ma a gonfiare la rete. Sinceramente non so mai come l'ho fatto, però l'ho fatto. Secondo me è l'adrenalina del momento e l'ho fatto. Ecco, voi credevate in questa vittoria anche perché la capolista ormai se n'è andata già da diverse giornate, per voi la vittoria sarebbe stata veramente importante perché restavate in corsa per i playoff, adesso il divario dal terzo posto si allunga tantissimo. Sì, ci credevamo tantissimo, è stata una settimana impegnativa di allenamenti, schemi, pressione alta, credevamo tantissimo in questa vittoria, però purtroppo, come si dice a casa mia, non è sempre domenica. Va bene, non sarà magari i playoff, ma almeno la matematica così dice, però che cosa vi resta di questa stagione? Sì, secondo me questa stagione è stata veramente una soddisfazione perché, ok, siamo quarti, ma se andiamo a vedere siamo la seconda miglior difesa dopo ovviamente la capolista. E anche il secondo miglior attacco. Secondo miglior attacco. Guarda caso proprio oggi erano davanti proprio i due attacchi migliori di questo girone. Sono soddisfatto di questa stagione, del secondo miglior attacco, la seconda miglior difesa, il capocannoniere che sto giocando. Soddisfatto per il... Mi aspettavo di meglio, un terzo posto non l'avrei buttato via, però ci accontentiamo del quarto. Mister Riolfo, una sconfitta amara, voi ci credevate tanto in questa partita perché tre punti avrebbero fatto veramente comodo all'Igor Sapriglia, soprattutto per restare in lotta per quel terzo posto tanto ambito. Innanzitutto buongiorno, ci aspettavamo una partita molto difficile, ma se guardiamo anche i risultati positivi che sono arrivati ultimamente ci credevamo. Abbiamo fatto un'ottima partita, loro non, questo sono primi, giocano molto veloce, sono abituati sia al campo grosso che al campo piccolo. Noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo perso alcuni punti per strada, però oggi sono molto soddisfatto dei ragazzi, avevo chiesto di fare un determinato gioco, di essere convinti, di dare tutto e hanno dato tutto e sono contento. Ecco, contro una squadra così che fa un gioco molto veloce, quelle distrazioni pesano un po' troppo. Quando voi vi siete trovati in vantaggio, forse la gestione è venuta un po' meno. Sì, sicuramente è venuta un po' meno perché comunque i ragazzi hanno corso moltissimo, oggi non eravamo tantissimi, ho fatto pochi cambi perché comunque conta molto l'esperienza. All'andata abbiamo messo in difficoltà anche all'andata e le distrazioni purtroppo sono, i ragazzi sono giovani, mancano ancora di esperienza, però ho chiesto di fare molta pressione, l'hanno fatta, però con una squadra così non devi permettere di distrazione. Ecco, mister,
Adesso l'esperienza però quest'anno è venuta e si è cresciuta tantissimo questa squadra, ma personalmente rimane una bella soddisfazione anche se magari si chiuderà al quarto posto questa stagione. Che cosa rimane? Che cosa rimane? Non possiamo tranquillamente ricordare miglior attacco, cioè secondo miglior attacco, seconda miglior difesa, un quarto posto, un capocannoniere, quindi ci sono tanti punti a vostro favore, forse è mancata la ciliegina sulla torta. Sì, la ciliegina sulla torta, però consideriamo che per me è il primo anno, ho l'esperienza del futsal da 4 anni e quest'anno mi hanno dato questa possibilità, quindi dall'esperienza che ho messo, che mi hanno dato la società, il mister Iannaccone, il Screpante, tutti quanti, l'ho messa a disposizione dei ragazzi. Sono cresciuti mano a mano. Abbiamo perso dei punti perché la poca esperienza, la poca determinazione. Invece al ritorno siamo cambiati, abbiamo messo in pratica tutto quello che facciamo in allenamento, perché i ragazzi fanno allenamento e si impegnano tantissimo e ci credono. Si stanno gettando comunque delle basi solide, sì, per un, sì, futuro. Per un futuro sì, sono pronti, diciamo, ad affrontare una categoria anche più alta. E lavoreremo sodo anche il prossimo anno, loro cresceranno, io crescerò e vedremo di fare qualcosa di più concreto.